Si è tenuto all'Hotel Royal Continental di Napoli l'incontro Epatite C0, che ha visto specialisti e associazioni di pazienti partecipare a quello che è un format italiano creato per fare chiarezza sulla patologia, in questa occasione per fare il punto all'obiettivo zero Epatite C in Campania. Oltre 15.000 i pazienti curati nella nostra regione su 35.000, grazie alle terapie innovative. Ascoltiamo Giovanni Battista Gaeta, direttore della divisione malattie infettive dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Oggi abbiamo progetti dedicati ai pazienti più difficili, per esempio i SERD, per i quali abbiamo stilato un PDTA dedicato che è stato proprio 2 settimane fa approvato da AIFA e che speriamo di mettere in campo nel giro di poche settimane. Un cauto ottimismo, credo che sia la parola giusta per noi e per i nostri pazienti. La Campania ha ancora un numero elevato di pazienti da trattare perché sono nascosti tra le maglie del territorio, quindi il territorio deve fare la sua parte come devono farla anche io ho l'idea, anche i pazienti trattati che devono essere i nostri ambasciatori parlando di quello che è stata la loro storia, come nell'occasione di oggi, ma anche parlando nelle sale di aspetto dei medici, dei loro medici di famiglia, tra gli amici al bar, perché è questa capillarità che ci consentirà di scovare facilmente i pazienti e arrivare all'obiettivo. Nell'occasione è stata presentata una webserie divulgativa con protagonisti alcuni pazienti, un medico e un ospite, alle prese con un viaggio in auto. Obiettivo zero epatite per il 2030, così come detto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è ricordato da Massimiliano Conforti, vicepresidente EPA Conlus, che riunisce i pazienti con epatite C. La webserie è stato un prodotto bellissimo perché è fantastico, si può dire, perché gli attori sono riusciti a recepire le vere storie dei pazienti a cui noi abbiamo cercato di dare un volto con l'attore. Quindi gli attori hanno saputo interpretare le varie storie della malattia, della sofferenza e allo stesso tempo far capire al pubblico che oggi si può guarire dall'epatite C, non esistono più farmaci con effetti collaterali come il vecchio interferone, ma esistono questi farmaci a cui ci si può accedere, tutti possono accedere al di là dello stato di malattia e guarire. Grazie.